Guardate che bella! Vi giuro io! Boh, io veramente, boh, cioè... Per me è come guardare un porno, guardare sta mappa, veramente. Compagnia con le vostre chiese che vi parla, bentornati con un nuovo video su Star Wars Battlefront. Come ben sapete, ormai è uscito il nuovo capitolo al cinema di Star Wars, ovvero il risveglio della forza, e in contemporanea è uscito su Star Wars Battlefront il nuovo DLC che si chiama Jakku. Intanto salutiamo Milo. Siccome che appunto io non ci ho ancora fatto il video, ma ci ho giocato abbastanza, e di questo mi scuso, ma sono stato male, c'ho ancora un po' di influenza, ma adesso che sto registrando sto già meglio. Oggi infatti andremo a giocare proprio nella nuova mappa, ovvero Jakku. Ma bando alle ciance, ci vediamo in partita. Ok ragazzi, eccoci in partita, siamo su Jakku, guardate che figata. Intanto guardate lì, si sta schiantando un Interstellar, si chiama Interstellar, vero? Questa mappa come level design penso che sia una delle più fighe che io abbia mai visto in qualsiasi titolo. Vi faccio vedere quando si schianta perché veramente ragazzi è meglio di guardare un porno, ve lo giuro. Guardate, guarda che si sta per schiantare, guardate che bello, guardate. E cosa Interstellar dovrebbe chiamarsi è caduto. Guardate che bello. Un altro ragazzo che si ferma qua a guardarlo. Stupendo. Ciao. Non mi saluti però. Ciao. Cioè ragazzi, come level design questo gioco è veramente, a parer mio, io vi ripeto, non sono un fan della saga, sono proprio fan, diciamo, del gioco, del genere di gioco. È veramente stupendo. Ma questa mappa, secondo me è la più bella, la più bella che io abbia mai visto come level design. Cioè guardate nel cielo, c'è una battaglia che sembra veramente che ci siano altri player dove, che stanno combattendo. Qua c'è una... adesso non mi ricordo come si chiamano le astronavi. Infatti io mi sento che ho detto una cazzata Interstellar, quella nave lì. Però comunque qua c'è una nave... questo qua è dei ribelli. Quella che tipo mi pare dove viene catturata Leila, se non mi ricordo male. È pieno di dettagli questo gioco. Cioè guardate qua i reattori spenti, le macerie, il fuoco... veramente, boh, io lo reputo davvero stupendo come level design, vaffanculo, vaffanbagno te che stavi camperando là. L'obiettivo di questa modalità qua è conquistare 3 checkpoint per proseguire poi con il successivo. È una cosa facile, nel senso non è, oh mio Dio, qualcosa di complicatissimo di modalità da capire. È molto veloce, sembrerebbe, anche se... adesso ci è capitata anche una partita abbastanza morta, perché le altre che ho giocato sono sempre state un po' più reattive, veloci. Oh cazzo, c'ho uno di vita. No! Mi ha shottato. Ma sapete che qua mi sa tanto ci sta meglio il mio bel cecchino e il mio E1. E3, scusate. Adesso vi faccio vedere i miei grandi doti da cecchino. I miei grandi doti da cecchino, non c'è nessuno a cui sparare, giustamente. Dai. Avanti, amici miei. Proseguiamo verso la vittoria. Guardate col cecchino. Oh, bitch. Da come? Assistenza critica 100%. Oh cazzo, aspettate che devo abbattere quello. Ciao bello. Mamma mia, troppo forti. Ragazzi, prova una cosa pro. Minchia, si sarebbe andata a pieno. Intanto mi sono trovato in faccia questo. No, ce n'era un altro. Lo dico chiaramente, sto giocando un po' a cazzo. Non sto giocando seriamente perché sennò avremmo già conquistato checkpoint, credo. Ciao. Mamma mia. Guardate che bella. Vi giuro io. Boh, io veramente, boh, cioè... per me è come guardare un porno, guardare sta mappa, veramente. Lo so, ho dei gusti strani, ma non potete giudicarmi perché non si giudicano le persone, però non potete rimanere sempre con uno di vita, voi, eh. Dai, è morto. Oh, raga, ci riprovo a fare una cosa pro, guardate. No scoop. Che cazzo, magari. Guarda quel camper! Scambio bar, ti sta bene l'urida merda camperosa! Penzoli! No, devi morire da me, ti ho sparato tutti i colpi, non puoi non morire da me. Ok, ne ho ammazzato un altro. GG easy. Ah, GG easy un cazzo perché c'è qua la TAT. C'è una navicella, veramente? Ci puoi usare le navicelle qua? Ma che figo! Non lo sapevo che potevi usare le navicelle qua. Vai, facciamo un po' di strage. Ciao. Va molto lenta, sinceramente, questa astronave qua, Moriteci male. Guardate le stragi. Wow,
triple kill. Mamma mia le stragi che sto combinando qua. Non avevo ancora visto che c'erano anche gli aerei in sta cosa qua, perciò è figo. Soprattutto perché sto facendo la strage semplicemente io che non so usare i veicoli. Cioè, mi pare logico, no? Voi avete visto mai un King of Killzone? Oh, che palle. Non so chi sparare, non so chi sparare qua. A te. Io sto volando tipo rasoterrissima proprio, porca puttana. Ma basta! Oh, guarda qua che bello da qua. Ok, scambio bare però, ci sta. Scambio bare ci sta, ci sta. Peccato non sapevo dell'esistenza degli aerei. Qua c'è un altro, che bello, posso prenderlo di nuovo. E di nuovo sullo speeder, mamma mia. Sono un camper di aerei. Mamma mia, quanto sono forte. Dai però, non potete già spararmi, siete delle merde. Non so proprio utilizzarli, faccio cagare io. Toh. No! Porca boia, quanto sono cretino. Basta, non usiamo più i veicoli che non li so usare. No, dai, uno di vita ogni volta. Uno di vita ogni volta. Uffi. Wow, che cazzo è stato qua? Tu ci sei morto. C'è l'aereo! C'è l'aereo di nuovo! Serve copertura aerea! Arrivo io con la copertura aerea. Vi copro le spalle con una coperta di lana. Ma più che altro voglio abbattere... che palle che siete, però. Voglio solamente... più che altro distruggere quella TST, perché almeno i miei compagni poi possono muoversi liberamente, no? Aiuto! Vediamo i nemici. Aiuto! 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 Sto investendo persone! Raga, cazzi! Ragazzi, vi giuro, provo veramente a investire qualcuno. Guardate! Vaffanculo, a te ti investo, stronzo! L'ho investito! L'ho investito! Non ci credo! Mamma mia la strage, raga! Ragazzi, vi sto fornendo più fuoco di copertura possibile. Vedete di conquistare quel maledetto coso. Vaffanculo! Ok, qua ho sbagliato io, lo ammetto. Dai raga, vi ho... fatto tutto quello che potevo io. Vi prego. Vi ho fatto tutto il possibile per liberarvi quella zona. Non potete deludermi. No. Abbiamo perso. Ho fatto di tutto per aiutare. 39-9 ragazzi intanto. Io ho fatto di tutto quello che potevo per aiutare i miei compagni con lo cazzo di caccia per non farli arrivare nella zona di conquista. Voi avete perso, uffi. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, dicendomi voi cosa ne pensate di questa mappa. Io la trovo davvero spettacolare. Intorno a te ci sono detriti realistici, davvero fatti bene. Davvero che sembra che ci sia stata una battaglia furiosa su questo pianeta. Davvero stupendo. Il design di questa mappa è quello che mi è piaciuto più di tutti. Comunque ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dalla pagina Facebook che troverete sotto in descrizione, come troverete anche l'estensione per Google Chrome e Firefox e la community su Google Plus per continuarmi a seguire. Io come al solito vi ringrazio di cuore per avermi seguito e noi ci vediamo con un prossimo video di Star Wars Battlefront, sempre by Bad Company Italy.